Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e partiamo con i primi 18 minuti scarsi di vedrete cosa. Esatto, Splinter Cell Blacklist. Quindi, allora vediamo un po'. Ok. Moderato, direi di farlo in normale, dai, visto che non conosco il tipo di... Perché può farlo in recluta forse un po'... Facciamo... In normale. Sicurezza subito qui, presto! Abbiamo un codice! Ah! Vi daremo la caccia fino all'ultimo, figli di puttana! Credete che l'America non vi troverà? Non serve, generale. Verremo noi in America. Il contratto dice niente armi, non in questa missione. E chi deve saperlo? Il generale McGowan. Ma questo dovrebbe farti star meglio. Ecco un piccolo souvenir dall'Indonesia. Grazie, Rick. Ma se mi servirà un karambit per una ricognizione aerea saranno dolori. Male non fa. Dov'è Charlie con il satellitare? Ehi, scusate, sto dando gli ultimi ritocchi a questo capolavoro. Il segnale elude completamente la base. Perché? Per tenere la bocca chiusa a quelli della difesa. È per questo che sei qui. Sam. Muoviamoci. Upload. Siamo dentro. Squadre, qui è il re. Siamo pronti. Pedone pronto. Avviene pronto. Cavallo pronto. Torre pronta. Regina pronta. Nient'altro, capo? Dì a Sara che sarà offline per qualche giorno. Sara è ancora single, vero? No, credo che lo prenderò come un... E smettila di hackerare la base. Siamo ospiti. Sì, ma è talmente facile. Video pronti. Perfetto. Chiavi di decrittazione F scadono tra 40 giorni. Nemici abbattuti. Lasciatelo. Appena a terra va tutto bene. Andiamo. Bloccate tutto e muovetevi. Via la blacklist. Ora. Torre Andersen qui, Paladin 02. Chiediamo permesso di decollare. Ricevete? La radio va? Funziona benissimo. Torre Andersen qui, Paladin 02. Richiediamo permesso di decollare dall'eliporto Alfa 9. Da, non c'è tempo. Al diavolo il protocollo. Vuoi tornare in tempo per il poker del generale McGowan? Come credi che lo paghi l'elicottero? Lasciatelo. Rapporto squadra, bravo. Bravo, ok. Entrate.
palla di 02, stiamo precipitando! Forza! Siamo alla base. Appena fuori dal perimetro. Muoviamoci. Siamo bersagli facili qui. Vic, aiutami, sono bloccato. Il satellitare di Charlie. Pronto? Porca merda, state bene, che cazzo succede? Elicottero abbattuto, stiamo bene. Avranno colpito il deposito di munizioni. Dove sei? Sotto un furgone col portatile, sentite. E ragazzi, tutti i canali radio sono down, deve essere un disturbatore. Il segnale è a nord-ovest da voi. Ok, tieni duro, noi troviamo il disturbatore. Andiamo. Scommetto che i figli di Troia usano un disturbatore. Cosa te lo fa pensare? È il mio mestiere. Occhi aperti, Sam. Bene, iniziamo subito molto bene, devo dire, cazzo. Ok, ho ripreso il controllo del mio Sunfish zoppicante. Noi non abbiamo neanche una pistola. Il canale di svolo allora. Vediamo un po' cosa ci aspetta in questo piccolo inizio. Diciamo molto soft come inizio. Cazzo è? Porco cane. Gesù, quello non è un mortaio. Sembravano dei Katyusha. Katyusha che? Hola. Ok! Disperdetevi e continuate a cercare! Cos'è che è? Ah, ok, quando vado al buio si illumina. Ok. Vic, non ti muovere. Lo vedo! È lì! No! Ah, merda! Ok, a posto! Svelto, fammi scaletta. Ti faccio scaletta. Oh cazzo. Nemici, al riparo. Ricevuto. Uno dei nostri, due nemici. Ah, perfetto, questo era come in Conviction. Che si poteva andare da un riparo all'altro, perfetto. La squadra Bravo ha preso un caporale. Ce lo stanno portando. Bene, questo non durerà a lungo. Iniziamo a registrare. Solo portarci sì. Quel caporale qui. Letale. Ehi, coglione. Ciao ciao. E fuori uno. Quello è violento, cazzo. Sta morendo. Ma se bloccano le comunicazioni. Parte. Io lo stabilisco. Ok. Ok, andiamo a cercare questo disturbatore. Ok, porco cazzo. Sono tutti viziati. Ok. Esattamente. Senza i loro aerei i missili non sanno combattere. Ma di morire sono capaci come tutti. Così chi mi ha insegnato a mio padre. Dovrebbero sparare a chi mi ha insegnato. Dobbiamo fare danni, con effetti speciali. Va bene, facciamo a modo tuo. Dove siete? No, non sparare. Però mi faccio sgamare, lo so. Me lo sento. Piano piano piano. Come sta? Polmone perforato.
Dobbiamo portarlo via di qui. Oh merda. Non portiamo via nessuno. Non abbiamo tempo. Ok. Oh oh. Dai, diventa buio. Buio. Ah, cazzo. Cazzo. Merda. Ok, tu vieni con me. Ti portiamo dove cazzo ti porto. Ah, sai come, fanculo. Oh no, merda. Merda. No, l'ha visto, cazzo. Ma va fa culo. Te. Merda, troia. Sì, sì, molto stealth. Vabbè. Non hanno fatto scattare allarmi, quindi... presto, 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 presto. Oh, cazzo. Come disattivarlo? Ci sto lavorando. Lui come sta? Non chiederlo. Charlie, ci siamo. Ok, ok. È sufficiente disattivare l'oscillatore ed eliminare il segnale di disturbo. Non ti muovere, Blacklist. Non parlare, ok? Charlie, non c'è un interruttore. Vedi un pulsante blu? Sì. Quello. Cosa stai dicendo, amico? Che stai dicendo? Che dici? Non fermerete la Blacklist. Ho fatto, Vic. Non fermerete la Blacklist. Oh cazzo. Un devastante attacco alla grande base militare statunitense sull'isola di Guam. Il più pesante attacco a una base americana dopo Pearl Harbor. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo degli ingegneri. Hanno pubblicato un video su internet con agghiaccianti riprese dell'attacco e le loro richieste. Gli attacchi sono parte della Blacklist. La Blacklist. La Blacklist. Qual è la situazione? Paladin 1 e la squadra di Fourth Echelon sono pronti, Presidente, ma non troviamo il signor Fisher. Il suo amico lotta per la vita. Trovate Victor Cost e troverete Sam. Centinaia di morti in Guam, la spada di Damocle e di altri attacchi all'America. Il mondo vuole risposte, signor Fisher, e io non ne ho nessuna. Fourth Echelon deve trovarle, e non può farlo senza un leader. Tieni duro, Vic. Uno degli uomini di Vic viene con me, non si disturbi. Può avere Charlie Cole. E la Grimms Dottir ha reclutato uno dei migliori della CIA come supporto. Isaac Briggs. E Grimm è fuori. Nemmeno lei la voleva in questa missione. Spiacente, Sam, voglio Grimm. È l'unica in grado di lavorare con lei. Benvenuto nella Fourth Echelon, signor Fisher. Niente male, eh? È la prima volta che voli.
No. Che cosa sappiamo degli ingegneri? Ancora niente. Briggs e i nostri stanno isolando i possibili candidati. E l'elenco di nomi? Libertà americana, sangue americano? Potenziali attacchi, tutti con un timer. Abbiamo solo 5 giorni prima di consumi americani. Esattamente. Stiamo analizzando i possibili bersagli proprio adesso. Ti dirò tutto su questo aereo. Prototipo di trasporto militare? Sì, ma con apposite modifiche. Armeria, infermeria, cella di sicurezza, tutte le risorse che avresti a terra. Ma in movimento, come ai vecchi tempi. Problemi, Briggs? Mi hanno messo la radio sottocutanea e non sono stati delicati. In confronto l'Air Force One sembra un aeroplanino, vero Sam? Vogliamo parlare dei potenziamenti? Prima spiegami questo. Notizie e recupero dati, analisi predittiva, foto e perizie video. E inoltre delle backdoor sui sistemi Elint e di riconoscimento facciale di CIA, NSA, DCS ed FBI. Tutto in tempo reale. È di questo che ti vantavi? L'IMS? Interfaccia missione strategica. Abbiamo portato svariate migliorie al progetto di Charlie. Ma ti spiegherà tutto lui. La cosa bella è che puoi controllare tutto da questa postazione o dall'OPSAT quando sei a terra. Notevole. Fammi sapere se hai bisogno, intanto controllo i nuovi dati. Grazie, Charlie. Ehi, Sam! Quasi dimenticavo, il tuo OPSAT. Nuovo e migliorato. Vedilo come un IMS in miniatura. Trasmissione dati, controllo droni, scansioni. Ottimo. Devi solo metterlo in slave con l'IMS, un paio di calibrazioni ed è tutto pronto. Grazie, bellissimo. Charlie. Ok, calibriamo sto coso. Ok, allora, track. IMS. Sì, calibriamolo. Allora, luminosità. Sì, ma andava bene così. Poi, ah ok, questa è la missione principale. Qua ci sono quelle online. Sì, perfetto. Oh, fighissimo sto coso, veramente fico. Quasi quasi me lo... me lo compro. Un manifestante fuori da una base americana a Dansbach in Germania è stato ferito da una sentinella che lo ha identificato come una possibile minaccia. Gunther Schmidt, 34 anni, è stato colpito 2 volte alla gamba mentre si avvicinava alla base, nonostante i ripetuti avvertimenti. Le basi americane sono in stato di massima allerta dopo il cosiddetto attacco Blacklist. Ok, questo per sapere la missione principale che faremo successivamente. Questo era soltanto per darvi una degustazione di questo nuovo gioco. E... oh, abbiamo vinto anche un trofeo, perfetto. Dopo aver vinto questo trofeo, io vi saluto e vi aspetto ai prossimi gameplay. Ciao a tutti da Genetic DNA e fate i bravi.